Volete vivere bene in Italia? Imparate un mestiere, ragazzi, quello dello zingaro. Puoi fare il cazzo che vuoi, bravo, non ti ferma nessuno. Vai in giro in Porsche, in Ferrari. Ovviamente tutti i comuni ti aiutano ad avere una casa e tutto il resto. Imparate anche voi da Zlatan O'Reilly. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. In collaborazione con l'accampamento di San Donato Milanese, l'uomo che ha passato la vita nella porcheria, detentore di una delle giostre più in voga degli anni 90. Zingaro, voglio vivere come te, cantare dove mi pare, non come me. L'uomo che ha la casa con le rotelle. Lui è Zlatan, il Sinto. Zingaro, senti l'ossido di che sa. Zlatan, Zlatan, casino, casino, porca merda, ma che due coglioni, perché tu rompi cazzo a me quando sto frustando mia moglie, dimmi. Irina è caduta, si è rotta mascella. Come si è rotta mascella? Vabbè, ma che cazzo me ne frega a me, tanto quella lavora con f***a. Ma no, non può fare bocca a bocca poi. Ma non può fare canotto? Oh, grande problema. E adesso come facciamo? Dove trovo altra meniota? Chiama centro massaggio. Perché tu vai a centro massaggio? No. Sì, italiano. Pronto, tu fai massaggi di c***o? Il massaggio sì. Allora ti spiego, praticamente io, mio nome è Zlatan O'Reilly, no? Tu conosci me? Zlatan. Non mi ricordo, tu come ti chiami? Non lo so. Zlatan, Zlatan O'Reilly. Io ho venuto una volta, tu ho massaggiato coglione, ti ricordi? Non creda che tua voce cinese dà fastidio. Allora, involtino primavera, capito? Adesso ti spiego. Io ho mignotta, capito? Io ho gente che batte su strada. Tu fa massaggio con chinotto? No. Niente bocca? No. Buco di c***o? Sì. Ah, buco di c***o? Sì. Buco di c***o? Massaggio c***o, vale. Tu vieni, vale cosa? Mitsubishi, sto parlando, tu ascoltami, capito? Allora. Io non capisci, ma io, mia mignotta oggi si è slogata a mandibola, capito? E quindi ho bisogno una che fa p***ino. Tu vieni, ciao. Ma cosa? Credo. Pronto, tu fa massaggio? Sì, sento un massaggio. Sì, ma tu cinese? Sì, cinese, noi siamo venire pure male. Ti spiego, allora, praticamente io zingaro di zingarino, no? Allora, io ho bisogno che praticamente io ho meniota. Ho un po' da puttana, no? Su strada. E ho bisogno di una che fa bocca cicci. No, allora tu hai sbagliato. Sì, ma se io ti do 1000 euro. 1000 euro. No. 1000 euro, no. Non mi interessa, non posso fare amore, capito? Tu vuoi fare amore, vai spalata, tu non vale fare amore. Amore. Sono segali. Sei pronto tu, fa massaggio? Sì. Sì, ciao, mio nome è Zlatan O'Reilly, no? Io zingaro di zingaria. Ok. Sì, stai calmo però, che tu ti hai mandorlato. Allora te spiego, tu praticamente cos'è che fa massaggio con quanto euro te costa? 50 euro, 40, no? 40, ma se io voglio, cioè te voglio desprutare de faccia. Vedi. Tu fa anche bocca ciccio, bocca de cu. No, perché io zingaro, capito? Io comando tutto. Massaggio, vieni provare, va bene, tutto buono. Sì, sta calmo. Va bene? Fammi parlare a me, poi parla tu, perché tu cena piccolina, io comando, capito? Sì. Allora te spiego, praticamente. Come cina piccolina? Io ho donna che lavora su strada, no? Però lei è fratturata mascella, quindi non può lavorare stanotte, capito? Tu può venire e batte per me, io ti do 100, 200 euro, Tu te devi fare in bocca. Va bene. Cosa? Ciao. Un voltino primavera. Tu goloide, Oh, Samir, niente, non hai trovato nessuno che fa posto di Irina bocca a bocca. Come possiamo fare? Allora diciamo a Irina di dare tutta sua fortuna in omaggio. Dai, non è tempo per scherzare. Sua fortuna cosa vuol dire? Culo. Zlatan in the Roma. Ma che bello è, ma che bello è.